Il track mobile dell'ASL era già riuscito a intercettare 2.000 persone tra Costiera Amalfitana e Cilento. Da domani inizierà il secondo giro, che permetterà ai turisti residenti in Campania di vaccinarsi in vacanza. L'iniziativa promossa dalle ASL di Napoli e Salerno stavolta si concentrerà esclusivamente nel Cilento. Martedì il centro mobile vaccinale farà tappa a Casalvelino, mercoledì ad Acciaroli e giovedì a Santa Maria di Castellabate. Le somministrazioni saranno effettuate dalle 18 alle 2. Tutti i residenti in regione Campania possono vaccinarsi nelle località di vacanza, sia per la loro seconda dose con il vaccino di riferimento che hanno utilizzato per la prima, oppure possono scegliere di cominciare il suo percorso di immunizzazione col vaccino Pfizer. È un lavoro veramente importante che sta dando degli ottimi risultati, si va verso veramente la ricerca dell'immunità di gregge con grande determinazione. Il comune di Pollica, tra l'altro, aveva ospitato già la prima fase del tour, facendo registrare numeri davvero importanti. È andata veramente molto bene, abbiamo vaccinato oltre 700 utenti, con prima o con seconda dose, c'è stato il plauso e l'apprezzamento di tutti, e soprattutto grandi organizzazioni, scarsi tempi d'attesa ridottissimi, insomma, veramente un pregevole inizio. Adesso andiamo avanti rapidamente. Domani, inoltre, a partire dalle 19 ad Eboli, è in programma un open day denominato Vaccino sotto le stelle con aperitivo. 300 le dosi Pfizer disponibili.